Buongiorno, accomodatevi. Ciao, buongiorno. Qua, così voi vi potete accomodare. Ci alziamo in piedi e facciamo un piccolo rituale di saluto per dare a tutte voi il benvenuto. Io sono Rosa Maria e il mio gesto di oggi per voi è questo. E adesso lo facciamo tutti assieme. E adesso continuiamo a lavorare per sentirci, per ascoltarci e facciamo un piccolo lavoro sulle nostre connessioni interne. Quindi cerchiamo di respirare a fondo dentro al nostro corpo, lasciando scorrere il respiro giù fino ai piedi e su in alto, fino alla punta delle dita delle mani, la punta della testa, sentire la propria archeologia corporea, dove sono i nostri piedi, le nostre ginocchia, le nostre anche, come il nostro centro sotto l'ombelico è in contatto con i nostri piedi e come possiamo ancorarci alla terra, radicarci. Possiamo salire dal coccige al collo, spingendo giù sui piedi fino al coccige per poter arrivare a sentire poi l'altra connessione, scapola mano, nella parte alta del nostro corpo. Il respiro sostiene, collega. Vedo che già state abitando ciascuna la sua cinesfera. Adesso state anche già disegnando intorno al vostro corpo la vostra cinesfera o spazio personale, che potete esplorare come spazio molto vicino ai confini del vostro corpo, al centro del vostro corpo, vicino alla pelle, abitando lo spazio personale intorno al vostro corpo, e potete farlo nello spazio alto, nello spazio medio o in basso a terra. Di disegnare il proprio spazio personale, di abitarlo, di viverlo. E piano piano, una volta che sentite il vostro spazio ha una sua forma, vi chiedo un passaggio importante adesso: poter portare in giro per lo spazio della stanza il vostro spazio personale e incontrare altri spazi, gli spazi che le vostre compagne di lavoro
qua occupano e sentire com'è incontrare altri spazi e far sì che altri spazi incontrino il vostro. Semplicemente notate cosa accade. Com'è il tempo di questo gruppo? Vedo che ci sono giochi di tempo, ci sono movimenti improvvisi, veloci, e ci sono movimenti prolungati, lenti. Come possiamo giocare col tempo nella vostra cinesfera di gruppo? Con movimenti più prolungati e lenti e movimenti improvvisi, veloci, scattanti. Cosa cambia? Ma adesso posiamo l'attenzione al flusso. Com'è il flusso della vostra attenzione in questo momento? La tensione muscolare è forse tenuto? È forse tenuto e controllato? Com'è muoversi in queste due qualità, in questi due opposti? Essere precisi, tenuti, controllati quando ci serve, e essere liberi, in un flusso libero, dove il movimento veramente scorre nelle giunture. E adesso vi chiederei: si è trovato meglio? Sì, adesso dobbiamo fare una danza, magari, rispetto a chi si è trovato meglio con le qualità indulgenti, con l'essere libero, fluente, indiretto, leggero, e a chi invece è piaciuto di più essere forte, diretto, veloce, tenuto. Adesso i due gruppi si incontreranno e dovrete ciascuna sostenere le proprie qualità, quindi voi dovrete cercare di attivare loro nella forza e quindi di essere loro complementari ma anche opposte, cercando di catturarle. Mentre voi incontrerete l'altro gruppo, ma dovete
mantenere il contatto con questa vostra leggerezza e fluidità. E quindi vediamo un po' di passare dal rispecchiamento invece al confronto, all'essere complementari e quindi vedere cosa succede nella dinamica del gruppo. Esatto, opposti, l'esplorazione degli opposti. E adesso la creazione di una scultura dell'intero gruppo insieme che mette in scena questi opposti. E se ci sono state delle trasformazioni, quindi potete unirvi, potete avvicinarvi, potete usare il pavimento, potete usare... Ecco. E magari ciascuna di voi può trovare una parola. Equilibrio. Ecco, con queste parole, dentro e fuori, possiamo concludere questa parte del lavoro e vorrei che condividessimo adesso a parole un pochettino quello che avete sentito, quello che è accaduto per voi, quello che è successo. Prendiamo qualche momento per adesso concludere questa parte del lavoro, poi faremo una piccola danza tutte insieme e quindi insieme possiamo mettere proprio una vicino all'altra tutte le qualità del movimento che abbiamo esplorato, le azioni, le affinità spaziali, le diverse modalità di rispecchiamento, di complementarietà. E ritroviamo il gruppo nel suo insieme e quindi procediamo con la danza che noi chiamiamo delle dimensioni, in cui ci solleviamo nello spazio verticale verso l'alto con leggerezza e ci abbassiamo nella verticalità verso il basso con forza.